Una giornata memorabile, quella del 23 maggio del 1987, la visita pastorale di Giovanni Paolo II, oggi beato Carlo Luetiwa, a San Giovanni Rotondo e in Capitanata. Una visita che ha lasciato il segno nel cuore di tanti che giunsero a San Giovanni Rotondo in occasione di quell'evento, ma anche la stessa popolazione di San Giovanni Rotondo rimase colpita da quell'evento unico. Un momento molto bello e suggestivo. È stata la visita di Giovanni Paolo II in ospedale tra gli ammalati, il personale medico, l'opera di Padre Pio da Pietrelcina. Allora, per parlare, appunto, rivivere alcuni di quei momenti e soprattutto analizzare la figura di Giovanni Paolo II come sofferente, come malato, ma anche come papa, tanto vicino alle persone sofferenti, abbiamo la presenza nei nostri studi quest'oggi del dottor Leandro Cascavilla, medico di caso sollievo della Grazie. sofferenza e vice direttore dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Ben trovato, grazie. Grazie, grazie a voi. Allora, ricordiamo Giovanni Paolo II a San Giovanni Rotondo nell'ospedale di Padre Pio tra gli ammalati. Quale significato ha ancora oggi quella presenza, Sì, dottor io ricordo Cascavilla? molto bene questo evento. Non ero ancora stato assunto in ospedale, ero uno specializzando, quindi non ero ancora strutturato, però ricordo molto molto bene questa venuta. Certamente la visita del Papa a Casa Sollievo ha avuto un significato davvero straordinario, possiamo dire. Straordinario, io direi, soprattutto su un piano spirituale. Il Papa ha riconosciuto la santità di Padre Pio anche e la grandezza della sua opera, già prima di elevarlo agli onori degli altari, già prima che la Chiesa riconoscesse ufficialmente la sua santità. Papa Giovanni Paolo II già lo aveva dichiarato santo nel suo cuore. È vero. E allora viene qui, viene a visitare il suo ospedale, ma è importante la sua visita perché lui non viene a contemplare o a celebrare la grandezza dell'opera, l'efficienza, la modernità delle sue strutture, la ricchezza delle sue dotazioni. No, lui viene a visitare gli ammalati. Lui visitò tutti i reparti, io ricordo, incontrando tantissimi ammalati. Poi ricordiamo bene la figura di questo grande Papa perché le sue visite erano al di fuori di ogni È protocollo, per cui egli vero. si fermava, consolava, ascoltava, diceva delle parole di conforto, poi con dei gesti, una carezza, un sorriso. E questo veramente lo avvicinava moltissimo alla gente. Immaginate che conforto poteva essere per un ammalato che stava lì, vedersi il Papa in quella condizione di sofferenza, di bisogno. È veramente una grande testimonianza. La più bella testimonianza è confermare i fratelli sofferenti nella fede, ecco la figura del Papa. Perché poi la sofferenza ci rende fragili, ci rende deboli, ci rende indifesi anche sul piano spirituale. Per cui no, è un momento in cui noi abbiamo bisogno di essere confermati, cioè di essere rafforzati nella fede, perché è solo la fede che ci può fare poi accettare questo momento difficile e soprattutto approfondire il senso di questa, il senso della malattia, il senso della sofferenza. Quindi rende questa grande testimonianza. L'ospedale di Padre Pio non è tanto importante per la sua modernità, per la sua funzionalità, che sono sicuramente rilevanti, ma perché sono un segno visibile dell'amore della Chiesa, attraverso le persone che vi operano, l'amore che la Chiesa offre ai fratelli sofferenti nei quali si identifica Cristo stesso. Questo, secondo me, direi il significato più importante della visita del Papa Poi in Casa Sollievo. andremo ad ascoltare anche un passaggio, alcune parole pronunciate da Giovanni Paolo II in quella storica visita del 23 maggio del 1987. Dottor Cascavilla, Giovanni Paolo II con il suo esempio di Papa, ma anche e soprattutto di uomo, ha dimostrato che la sofferenza ha un senso.
assolutamente sì. Tutto il suo ministero di pastore universale, a mio avviso, è proprio fondato sul mistero della sofferenza offerta per amore. A questo proposito, recentemente ho letto un commento proprio del vescovo Bruno Forte. Egli afferma questo: il vescovo della Chiesa presiede nell'amore, e non c'è cattedra più alta dell'amore che quella del dolore offerto per amore. Una cosa bellissima. E io penso che la testimonianza più bella, questo Papa Giovanni Paolo II l'ha data proprio nel momento della sofferenza e della malattia, soprattutto nell'ultimo periodo, quando non riusciva più neanche a parlare. Quando si parla dalla cattedra ineccepibile della sofferenza, le parole non servono. È negli occhi di tutti quella immagine del Papa nell'ultima apparizione alla finestra. Doveva essere il 30 marzo del 2005, il 30 marzo, se non vado errato, doveva essere un mercoledì. Siamo subito dopo Pasqua, lui poi è morto, mi pare, il 2 aprile. Sì. E questa è l'ultima immagine, lui appare alla finestra e cerca di parlare ai fedeli, ma non ci riesce, emette pochi lamenti incomprensibili e poi si lascia andare a quel gesto di disappunto, una manata sulle Gio, ce la ricordiamo tutti. È un gesto di un'eloquenza grandissima, che ha una forza veramente incisiva. Cioè è il Papa che sta completando la sua via crucis. Cristo risorto lo aspetta fra le sue braccia, ma è bellissima questa immagine del Papa. Pensiamo che tanti ben pensanti all'epoca, anche molta stampa, anche giornalisti, eccetera, per tutte queste persone il Papa era da rottamare da tempo. Dice no, si deve dimettere, non può andare avanti così. Erano dell'idea che non fosse più in grado di svolgere il suo ministero, ma proprio nel momento in cui stava offrendo a tutti la più sublime testimonianza, proprio dalla cattedra della sofferenza. È molto bello questo. È vero. Dottor Cascavilla, quale aspetto di Giovanni Paolo II la colpisce maggiormente? Questa è una domanda interessante, sì. Beh, io potrei dire tante cose. Potrei dire la forza, potrei dire il coraggio, perché lui è stato un papa incredibile, ha combattuto le ideologie materialistiche, l'abbiamo visto, no? Ha difeso sempre i diritti dei più deboli, ha gridato contro ogni forma di violenza, è stato il papa dei grandi viaggi per rispondere alle necessità della Chiesa presente nei paesi che visitava. Il suo magistero poi è stato illuminato e fecondo, tutte le lettere encicliche, le lettere pastorali, le esortazioni apostoliche, i discorsi, le omelie, un magistero veramente estremamente ricco e fecondo. Ma io personalmente penso che tre aspetti abbiano particolarmente caratterizzato il suo pontificato. Non molto tempo fa, sono stato invitato a tenere una meditazione in preparazione della festa della Divina Misericordia. Ricordiamo che è una festa voluta proprio da Papa Giovanni Paolo II. A lui molto cara. Sì, la prima domenica dopo Pasqua, sì. E io accostavo queste tre figure, Giovanni Paolo II, Santa Faustina Kowalska e Padre Pio, che poi sono i tre santi che la Chiesa ci propone all'inizio del terzo millennio. E noi dobbiamo saper leggere i segni dei tempi. Non è un caso che la Chiesa, insomma, ci abbia posto queste tre figure proprio come esempi da imitare e da seguire. Ebbene, io ho riscontrato che in queste tre persone c'erano degli aspetti in comune. La sofferenza offerta per la salvezza delle anime, la preghiera e la fiducia incondizionata nella Divina Misericordia. Secondo me questi sono stati tre aspetti importanti. Il Papa ha dato la vita per la Chiesa,
Abbiamo ricordato come le parole più eloquenti sono quelle pronunciate dalla cattedra della sofferenza, quindi uno che ha sofferto molto, come Padre Pio, che era rappresentante stampato delle stimmate di Nostro Signore, e si legge anche nella biografia di Suor Faustina Kowalska che abbia sofferto molto, quindi una sofferenza offerta per le anime. E poi il Papa era un grande uomo di preghiera. Io vi posso raccontare proprio un'esperienza vissuta che mi ha colpito molto. Io ho avuto la fortuna nel 90 di assistere a una messa privata di Giovanni Paolo II a Castel Gandolfo. Ci siamo andati con la madre generale delle suore di San Giuseppe e con la indimenticabile contessa Telfner. Certo. No? E io ero molto giovane, mi sono offerto come autista e loro in cambio ho ricevuto il privilegio appunto di assistere a questa messa indimenticabile. Prima della messa il Papa era in preghiera, concentrato in preghiera. Guardate, un'esperienza che mi ha toccato moltissimo, vedere il Papa chino, piegato sulla schiena, con le mani sulla testa, sembrava che il peso di tutta la Chiesa universale gravasse in quel momento proprio sul Papa, sulle sue spalle. Proprio mi è venuto da pensare chissà che cosa starà chiedendo al Signore in quel momento. Non si è mosso mi è rimasto concentratissimo. A me mi ha colpito molto. Papa Giovanni Paolo II era un uomo di preghiera, come lo è stato Padre Pio, come lo è stata Suor Faustina Kowalska, associavo queste tre figure. E poi, ecco, questa fiducia incondizionata nella Divina Misericordia, anche questo è bello, è bellissimo, cioè presentare le anime alla Divina Misericordia. Io penso che, ecco, veramente quando ci rivolgiamo a questi santi, loro intercedono per noi, ponendo tutte le nostre ansie, tutte le nostre richieste proprio davanti al cuore di Gesù che si apre alla sua infinita misericordia. Anche questo aspetto mi ha colpito e mi piace molto ricordare del Papa. Bene, e allora adesso vogliamo ritornare con la mente a quel 23 maggio del 1987, alle parole, un brevissimo passaggio delle parole pronunciate da Giovanni Paolo II davanti a Casa Sollievo della Sofferenza, quindi c'erano diversi operatori sanitari, diversi medici, fedeli e pellegrini giunti per ascoltare le parole del successore di Pietro. Allora ascoltiamo anche noi questo breve passaggio del discorso di Giovanni Paolo II. La grande intuizione di Padre Pio è stata quella di unire la scienza a servizio degli ammalati insieme con la fede e la preghiera, la scienza medica nella lotta sempre più progredita contro la malattia, la fede e la preghiera e trasfigurare e sublimare quella sofferenza che, nonostante tutti i progressi della medicina, resterà sempre, in certa misura, un retaggio della vita di quaggiù. Per questo, un aspetto essenziale del grande disegno del Padre Pio era ed è che la degenza in questa casa deve poter costituire sì una cura del corpo, ma anche una vera e propria educazione all'amore inteso come accettazione cristiana del dolore. Il sollievo della sofferenza, la carità fraterna, la carità cristiana. Allora, dottor Cascaville, è sempre bello rivedere queste immagini, ascoltare certo, le parole di Giovanni Paolo II. Certo. Ecco, però, come gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, i laici impegnati nella pastorale sanitaria devono mettere in pratica queste parole, questo messaggio? Sì, questa è proprio una domanda diretta. Direi di sì. Molto bene, sì. Ebbene, oggi io dico... Si parla molto di umanizzazione degli ospedali, si parla molto della umanizzazione della professione medica. Io però credo che l'umanità sia un valore intrinseco della professione.
Cioè, a me mi riesce difficile pensare a un medico che non sia umano, mi riesce difficile pensare a un infermiere che non sia umano, a un operatore sanitario che non abbia umanità, perché dovrebbe cambiare mestiere. E quindi è intrinseco nella, quindi non è tanto l'umanità, soprattutto nella spiritualità e nel pensiero di Padre Pio. E perché egli diceva, se quest'opera fosse solo sollievo dei corpi, sarebbe costituzione di una clinica modello. E invece lui voleva che fosse stimolata, proprio citandolo, stimolata e incalzata ad essere richiamo operante dell'amore di Dio mediante la carità. Quindi non è tanto l'umanizzazione, il vero plus valore, secondo sempre la spiritualità di Padre Pio, non è tanto l'umanità quanto la fede. Ma perché? Perché è importante la fede? La fede intanto non si apprende, la fede non si insegna, la fede è un dono, o ce l'hai o non ce l'hai, se non ce l'hai dovresti chiederlo al Signore, perché purtroppo senza la fede non è possibile accedere al mistero della sofferenza e al mistero dell'amore che Cristo ci ha rivelato. Invece alla luce della fede, che a me piace usare questa immagine, la fede che ammanta di bellezza il mistero della sofferenza e del dolore, il nostro ministero diventa carico leggero, laddove invece sembra un onere troppo gravoso. Ho parlato, guardate, di ministero, cioè di servizio, perché Padre Pio è estremamente conseguenziale nello sviluppo della sua spiritualità. Egli diceva, parlava intanto di casa e non di ospedale, però se è la casa di Cristo, allora l'ospedale diventa un tempio, e nel tempio chi opera? Operano i ministri, cioè i servi, quindi coloro che operano a tutti i livelli in questo tempio devono essere ministri, cioè devono essere servi. È bellissimo poi ricordare l'etimologia di terapia. Terapia viene dal greco. Terapon significa servo. Terapeuo, prima di significare curare, significa servire. Ecco, sarebbe bello se riscoprissimo questo aspetto, no? Se ognuno riscoprisse nella propria professione questo servizio. Sei un servo, sei servo dell'ammalato. Ed era proprio quello che... era proprio quello che voleva Padre Pio dai suoi medici, voleva Padre Pio da tutti gli operatori, da tutti i suoi collaboratori, da tutti quelli che lavoravano per la sua opera. Questa è la grandezza della sua spiritualità, questa è la pesante eredità che ha dato a tutti noi che lavoriamo nella Casa Sollievo della Sofferenza. È una grande responsabilità. Però anche apre delle prospettive di una bellezza incredibile. Io dico che Casa Sollievo deve continuare a essere questo faro di luce, deve mostrare questa spiritualità. Casa Sollievo non è tanto importante come costruzione materiale, lo dicevamo prima, è importante perché è un segno. Segno di che cosa? Segno di come Padre Pio ha amato i fratelli sofferenti e continua ad amarli attraverso i suoi operatori. Ecco, questa eredità la dobbiamo sentire proprio nostra e dobbiamo impegnarci perché quest'opera, con l'aiuto dell'intercessione di San Pio, veramente della provvidenza che non è mai mancata, continui a svilupparsi e ad essere sempre questo segno luminoso. Esatto, abbiamo una grande responsabilità, voi come medici, ma anche noi come laici, come popolo di San Giovanni Rotondo, ma è una responsabilità che in un certo senso, ecco, grava anche sulle spalle dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Non dimentichiamo che anche loro sono chiamati, ecco, a questa grande responsabilità, quella dell'ospedale di Padre Pio. Infatti molti così definiscono Casa Sollievo della Sofferenza, sì. L'ospedale di Padre Pio.
Bene, dottor Cascavini, io la ringrazio per essere stato con noi anche in questa giornata, ecco, storica, come ho definito all'inizio di questa nostra chiacchierata, una giornata in cui appunto ricordiamo i 25 anni dalla visita pastorale di Giovanni Paolo II nella città di San Pio. E quello fu proprio davvero un momento bello in cui tutti quanti noi capimmo che Padre Pio da lì a poco sarebbe diventato santo. Sicuramente, sicuramente. Bene, grazie ancora per essere stato con noi. Noi ci lasciamo con queste belle immagini appunto della visita di Giovanni Paolo II a San Giovanni Rotondo.